che meraviglia la Norvegia, il mare, le montagne, i fiordi, centinaia di isole come l'arcipelago delle Lofoten dove mi trovo in questo momento per provare la nuova Porsche Macan. Ma quello che mi affascina più di tutto della Norvegia è come gestisce l'energia. È il più importante produttore petrolifero dell'Europa occidentale, uno dei principali esportatori di gas naturale, ma la maggior parte dell'energia elettrica che produce arriva dalle rinnovabili e manco a dirlo è l'unico paese al mondo dove si vendono più macchine elettriche che termiche. Quest'anno siamo al 64%. Quindi per certi versi è curioso che io sia proprio qui in Norvegia a provare una Macan che non è elettrica ma è spinta da rinnovati motori turbo benzina. Se ben ricordate, infatti, Porsche qualche tempo fa aveva annunciato che la futura generazione della Macan sarebbe stata soltanto elettrica. E difatti così sarà. A inizio 2023 arriverà la nuova Macan BEV, che nasce sulla piattaforma PPE sviluppata da Porsche e Audi. Però sarebbe stato un grosso errore tagliare, diciamo, le gambe subito a un modello di enorme successo come la Macan, 600.000 unità vendute dal 2014, l'80% dei clienti che sono nuovi clienti, non hanno mai guidato una Porsche prima. Perciò, per allungare la vita alla Macan, hanno fatto un secondo restyling dopo quello del 2017, che è questo dove mi trovo sopra ora. Riconoscerla da fuori la nuova Macan non è facile perché diciamo che i ritocchi estetici sono veramente limitati. La macchina era già bella prima, era inutile andare ad appesantirla con ulteriori fronzoli. Per cui vabbè, ci sono nuovi design per i cerchi in lega, un sacco di colorazioni diverse come il verde pitone di questa GTS su cui sono seduto sopra, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, dei side blade sulle fiancate, pochi tocchi mirati per lasciare inalterato un design che funziona. C'è qualche ritocco anche dentro. Io sto impugnando un nuovo volante, che è quello che utilizzano anche le 911, molto pratico con il pomello rotondo per selezionare le modalità di guida, un po' meno pratico invece il paddle al volante perché trovo che ci sia poco spazio tra il paddle stesso e i devio, devi infilare le dita proprio in uno spazio ridotto e secondo me durante le cambiate una sfanalata, una tergicristallata la dai prima o poi. Bella anche la nuova console centrale che è molto più pulita nel design perché la maggior parte dei tasti sono a sfioramento. Io personalmente non sono un grande fan dei tasti a sfioramento perché il feedback è diverso, non ti offre, diciamo, non restituisce la stessa sensazione di aver impartito o meno il comando di un tasto fisico, bisogna farci il dito, anche se qui c'è feedback aptico, quindi io se spingo un tasto ricevo un click che mi dà conferma di quello che ho fatto e poi intelligentemente hanno lasciato comandi fisici, per esempio per la temperatura del climatizzatore, così so esattamente quanti gradi dare in più o in meno senza dover guardare la console centrale. Leva del cambio nuova, più bassa, e non è uno stick di quelli che vanno di moda adesso. Nuovo schermo dell'infotainment con un sistema potenziato che adesso prevede Apple CarPlay anche wireless, ricarica wireless anche per il telefonino, non c'è Android Auto, però lì non ce l'hanno fatta perché si tratterebbe di andare a rivedere pesantemente anche l'hardware di un sistema del genere e questo risale, diciamo, a qualche annetto fa e non è possibile andarlo a migliorare talmente tanto da poter integrare anche Android. Quindi le modifiche alla nuova Macan sono più di sostanza e riguardano per lo più il comparto telaistico e quello dei motori. La gamma si articola ora su Macan base, Macan S e Macan GTS, due i motori. La Macan base monta il 2000 4 cilindri turbo benzina, già presente sulla precedente serie, che adesso eroga 20 cavalli in più, sono 265, il motore è molto generoso, diciamo, molto ricco di coppia, spinge bene sotto, ha un discreto allungo, non è un motore che ti fa venire i brividi lungo la schiena, per carità, siamo sinceri, però la sposta in maniera molto dignitosa.
se uno desidera qualcosa di un po' più accattivante, ovviamente deve passare alle versioni S e GTS, che sono spinte entrambe dal 2.9 V6 biturbo benzina. Sulla S 380 cavalli, sulla GTS 440 cavalli. Un bel motore con un gran suono, sofisticato, anche perché le due turbine sono sistemate all'interno della V. In questo modo il percorso dei gas di scarico è più corto, quindi la risposta all'acceleratore è un po' più immediata. E infatti sulla GTS, che di fatto rimpiazza la turbo fondamentalmente, i cavalli sono gli stessi, il rendimento però è diverso, stessi numeri ma resa stradale differente. È interessante questa GTS perché appunto è un bel mix tra la precedente turbo e la GTS, fonde diciamo le prestazioni motoristiche, numeriche della turbo con l'agilità di telaio della GTS. Solo la GTS infatti ha un comparto sospensioni pneumatiche elettroniche col PASM con taratura specifica, sono ribassate di 10 mm, irrigidite del 10% davanti, 15% dietro, perciò la Macan, che dell'agilità ha sempre fatto un po' la sua ragione d'essere, adesso è ancora più affinata. Comune a tutte le Macan sono invece le migliorie allo sterzo e alla trazione integrale. Il primo è stato affinato ancora di più per essere sempre più preciso, comunicativo alle mani del pilota, che sinceramente non ce n'era un gran bisogno perché Porsche a livello di sterzi, chapeau, però devo dire che questo trasmette belle sensazioni alle mani. Rivista anche la gestione elettronica della trazione integrale, che adesso predilige ancora di più le ruote posteriori. Questo cosa significa? Maggiore agilità, maggior divertimento. La Macan da sempre, io ritengo che sia una delle SUV più divertenti, piacevoli da guidare, proprio per la sua agilità di telaio e anche per come viene gestita la trazione integrale. Avere più spinta dietro significa, non dico fare traverse a ruote fumanti, però uscire dalle curve con una maggiore libertà di sterzo, con le ruote anteriori meno impegnate a gestire forze longitudinali e quindi più libere per assecondare le forze laterali. C'è più agilità e maneggevolezza. La GTS che sto guidando, tra l'altro, monta l'opzionale Sport Pack, che come dice il nome è un pacchetto che la rende ancora più sportiva, già con questo verde pitone, lo stesso della 992 GT3 che abbiamo provato, andatevi a vedere il video se non l'avete visto, è bella aggressiva. Ma il pacchetto appunto aggiunge lo Sport Chrono, 4 Pirelli P0 Corsa, un po' più performanti delle altre, e il Porsche Torque Vectoring Plus, che non altro non è che il differenziale posteriore, quindi ripartisce la coppia sulle due ruote posteriori per avere un comportamento ancora più dinamico. Qui insomma, se vuoi i sovrasterzi di potenza li fai. Che bel suono il V6! Scoppietta anche in rilascio, che ormai è una rarità. Insomma, c'è tutto quello di bello che la Macan già offriva, ma leggermente alzato di livello. Bella.